Allora, dobbiamo dire una cosa fondamentale, che la nostra mente è più ampia di quanto noi possiamo immaginare. Noi pensiamo spesso che la nostra mente sia limitata alla sfera razionale. In realtà ogni parte della nostra mente, del nostro corpo, perché mente e corpo, come viene anche spiegato benissimo nel buddismo, sono strettamente connessi, non esiste corpo senza mente, non esiste mente senza corpo, una è la faccia dell'altra, la medaglia, la faccia della la stessa medaglia. Quindi ogni cellula del nostro corpo e ogni pensiero, come dire, immagazzina informazioni dal presente e dal passato. Ma se ci pensiamo anche a livello fisiologico, le cose funzionano in questo motivo. Quindi dobbiamo renderci conto che la nostra mente totale, quella che secondo sempre le tradizioni esoteriche è la nostra anima, tra virgolette, la nostra mente molto sottile, dobbiamo immaginarla come una sorta di archivio, e custodisce, cataloga, archivia informazioni, archivia esperienze, secondo dei criteri che ritiene validi, probabilmente validi per la nostra evoluzione. La nostra mente conscia, invece, è strettamente collegata al qui ed ora, si esaurisce tranquillamente con questa vita e non ha nessun'altra possibilità. Serve perché analizzi i problemi, cerca di prendere decisioni. Salutiamo anche Wormhole, custodisce i ricordi, no? I ricordi che sono utili nella memoria a breve e medio termine, indirizzi, numero di telefono, numeri, i visi delle persone. Esiste una parte più profonda della nostra mente che trascende anche il nostro inconscio, perché il nostro inconscio, quello che viene definito inconscio dalla psicologia fondamentalmente, immagazzina invece emozioni, ricordi, anche del nostro passato. Ma esiste un inconscio ancora più profondo che comunque studiò anche Jung, l'inconscio collettivo, ad esempio. Jung faceva un discorso più filogenetico dovuto alla filogenesi dell'essere umano. Ma in realtà ci sono immagazzinate informazioni nella nostra mente totale che trascendono la nostra vita. Io credo che siano fondamentalmente su due linee. Una è una linea genetica, se vogliamo, perché dentro di noi, anche da un punto di vista genetico, sono immagazzinati ricordi che si sono impressi nei nostri avi. E questo lo spiegano anche molto bene le costellazioni familiari. Se in famiglia abbiamo avuto, che ne so, una persona che ha avuto una fine tragica, adesso faccio un esempio, nel passato, questa, come dire, emozione molto forte si è sicuramente impressa nel suo DNA. E ci è stato trasmesso, quindi in qualche modo risiede anche dentro di noi. E poi esistono un altro tipo di informazioni ancora più profonde, che sono quelle legate, per chi ci crede ovviamente, alle vite passate. Ora, quando io parlo di vite passate, in realtà dovrei dire vite altre, perché un saluto Ottavio Panzeri. Ricordo che chi vuole entrare in chat basta che sia buona. E un grazie a Antonella Loni, grazie Antonella. Diciamo, in questa parte più profonda della nostra mente sono immagazzinate informazioni che trascendono la nostra vita. Diciamo, ci sono stati diversi studi anche legati alla fisica quantistica. Ci sono stati diversi esperimenti fatti tra diciamo il Max Planck Institute e centri di neuroscienze, diciamo, per comprendere, diciamo,
le parti più profonde della nostra mente, attraverso ad esempio studi del cervello. Quindi il nostro cervello fondamentalmente è diviso in cervello rettiliano, che risale proprio all'epoca preistorica, il rinencefalo e il midollo allungato, che risponde a spinte istintive, la reazione di flight or fight response, che sarebbe la risposta di lotta o fuga, è la risposta legata alla sopravvivenza, mordi, attacca o fuggi. Poi abbiamo un cervello limbico che si è creato in un'epoca successiva, ed è il cervello dei mammiferi che governa le emozioni e possiamo identificarlo, tra virgolette, col nostro inconscio. Abbiamo poi un cervello, la neocortex, che riguarda, diciamo, la sfera prevalentemente cognitiva. Ovviamente poi il nostro cervello funziona con onde cerebrali, quindi le onde cerebrali ci dicono un po' lo stato di coscienza che noi viviamo. Abbiamo le onde gamma, che hanno una frequenza che è molto bassa, insomma intorno ai 25 Hz, le onde beta dai 12 ai 33 Hz, le onde alfa da 8 a 13, le onde teta da 3,58 e le onde delta, che sono quelle più basse in assoluto, da 1 a 3 Hz, quindi sono le onde cerebrali del sonno profondo. Mentre le onde teta sono legate, diciamo, alla capacità di immaginazione, alla riflessione, ed è quella parte alla quale dobbiamo accedere se vogliamo riconoscere le vite precedenti. Le onde alfa sono uno stato semplicemente di rilassamento, basta chiudere gli occhi e portare l'attenzione sul respiro, entriamo direttamente in onde alfa. Dobbiamo essere bravi a scendere ancora un po' più avanti, un po' più in profondità, per arrivare alle onde teta, che sono quella parte legata proprio come possiamo dire, alle intuizioni, legata proprio al recupero delle memorie. Noi ovviamente non siamo soltanto massa, diciamo così, ma la massa e l'energia, questo a Einstein docet, sono esattamente anche qua due facce della stessa medaglia. E siamo quindi un corpo energetico che emette vibrazioni, emette frequenze. Queste vibrazioni, queste frequenze non possiamo percepirle attraverso i nostri sensi, ma attraverso queste onde, attraverso queste vibrazioni, diciamo così, possiamo trasformare la nostra realtà. È quella parte che ci fa capire che la realtà non è oggettiva ma soggettiva. Quindi noi siamo in interdipendenza con tutto, siamo in interdipendenza con le nostre parti, perché dentro di noi vivono tantissime entità, diciamo così, ma siamo anche in interdipendenza con quello che ci circonda, perché diciamo, sperimentiamo il mondo nel nostro personalissimo modo. Anche le regressioni, diciamo, le facciamo in modo soggettivo. Com'è possibile quindi, come dire, ricordare vite precedenti? Beh, intanto dobbiamo tenere presente che, tanto per nessuna, diciamo che io sappia perlomeno, nessuna modalità ha dimostrato al 100% l'esistenza della reincarnazione, però c'è anche da dire quindi che la scienza non ha dimostrato né l'esistenza della reincarnazione né la non esistenza della reincarnazione. Quello che la scienza ha dimostrato è che non è in grado di dimostrare nulla da questo punto di vista, almeno finora. Però noi abbiamo la possibilità, diciamo, di avere delle percezioni che trascendono anche i nostri sensi. La nostra mente funziona in modo globale, funziona in modo olistico e a livello energetico noi comunichiamo. Comunichiamo sia con gli altri, ma comunichiamo anche con noi stessi. Non so se a qualcuno sarà capitato quello che, tra virgolette, poi spesso viene definito sesto senso, cioè la capacità di comunicare o di ricevere delle informazioni o di ricevere informazioni attraverso delle sensazioni energetiche.
E come dici giustamente, WinDreams, le onde gamma sono quelle con diciamo frequenza più alta, e quindi se la frequenza è più alta, il numero di oscillazioni è maggiore. Quindi noi a livello energetico, ad esempio, siamo molto sensibili alle emozioni positive e alle emozioni negative. Le emozioni positive, diciamo, generano anche degli stati d'animo positivi, mentre spesso le emozioni negative generano degli stati d'animo estremamente negativi. Ovviamente, la capacità di entrare in questi stati di trance, diciamo, la trance spesso, la trance ipnotica o la trance in generale, trance sta per transitare da uno stato all'altro. Venne spesso collocata tra magia e scienza, però la trance medianica, ad esempio, è un qualcosa di simile alla trance ipnotica, ma crea da medium, da mezzo, un collegamento con un mondo energetico, con un mondo più sottile. Quindi abbiamo questa possibilità. Perché poi l'ipnosi, ad esempio, è un qualcosa che non necessita paradossalmente di uno stato di coscienza in onde alfa, teta, perché ad esempio in onde gamma, producendo tensione, noi possiamo sempre mandare in tilt la sfera logico-razionale. Pensate a quando siete innamorati, non è quando uno è innamorato e addormentato e rincoglionito, no, è bello sveglio, ma è diciamo sempre in condizioni di blocco. Diamo un benvenuto anche a Simone Rossi. Il terzo occhio, bravo Simone. Allora, quindi quello che dobbiamo imparare a fare è a gestire questi stati di coscienza. Diciamo, dal punto di vista, come dire, generale, è molto interessante anche il lavoro che ha fatto Brian Weiss, che è ancora attivo, diciamo, sulle regressioni. Però Brian Weiss, diciamo, utilizzava l'ipnosi come una metafora, come un sogno lucido. Allora, noi non siamo certi che quello che andiamo a ricordare in un certo senso sia qualcosa di veramente vissuto o sia una, come possiamo dire, telenovelas che si è creato l'inconscio. Quindi queste informazioni non le sapremo mai. Certo è che non le sapremo mai in modo oggettivo, in modo scientifico, ma le sapremo in modo soggettivo, perché ogni tanto noi riceviamo delle informazioni che spesso non prendiamo in considerazione e sono le informazioni di vite diverse da quella che abbiamo. D'altra parte, queste informazioni arrivano a tutti. Il modo migliore per sperimentare le vite precedenti, per fare esperienza, diciamo, legata alle vite precedenti, perché farla poi? Beh, semplicemente per crescere, per avere una visione più corretta della realtà rispetto a quella che è la realtà che spesso ci viene propinata. Noi dobbiamo imparare a cogliere tutti gli eventi sincronici, cioè le sincronie, le casualità che però non sono casualità, che accadono nella nostra vita. Dei segnali provengono sempre, non è che non provengono. L'unica cosa è che è come se fossimo in una stanza dove c'è un grande casino, e quindi non senti la persona che recita un mantra, ma non è che il suono del mantra non è presente, ma in qualche modo è, come dire, inquinato da suoni, da rumori più forti. E nel momento in cui spegniamo i rumori più forti, ecco che esce la persona che recita il mantra. Nella metafora della regressione, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo acquietarci con noi stessi, fondamentalmente. Dobbiamo smetterla. Un saluto a Patrizia Perotti, di diciamo né colpevolizzarci né cercare diciamo forzatamente di ottenere dei risultati. Il metodo che io suggerisco è quello di spegnere il casino, e allora da sole emergeranno
dei segnali che si manifesteranno in modalità diverse. Quindi la cosa fondamentale che dovete fare è imparare, diciamo, a meditare. Ma meditare non significa creare il vuoto mentale, no, significa indirizzare la nostra mente su un qualcosa che per noi è comunque importante. Quindi attraverso la meditazione noi possiamo avere il controllo della nostra mente. Quindi un esercizio utile per poter, diciamo, poi sperimentare le vite precedenti è quello del monideismo, della monoidea. Dovreste provare ad esercitarvi a mantenere un'unica idea in testa. Noi almeno un'idea dobbiamo averla, perché il nostro cervello ha sempre bisogno di elaborare informazioni. Quindi provate però a fare questo esercizio per propedeutico, diciamo, ad imparare a effettuare regressione a vite precedenti, a mantenere i vostri pensieri, il vostro pensiero, deliberatamente su un oggetto, che non è detto che sia un oggetto di desiderio, può essere qualunque cosa, anche un qualcosa di, diciamo, interno a noi. Nella sostanza, quando utilizziamo questo monideismo, entriamo in uno stato, potremmo definire ipnotico, ma anche vipassana, cioè di meditazione profonda. E questo stato permette di isolarci dalla dimensione temporale, di ridurre fortemente la critica, e ci possiamo focalizzare quindi su questa monidea e eliminare tutti i pensieri confusi. Una volta che siamo, diciamo, una volta che siamo in questo stato, che si ottiene semplicemente avendo la capacità di gestire i propri pensieri, perché se voi non siete in grado di gestire i vostri pensieri è come se non foste padroni a casa vostra. Quindi imparate a gestire i vostri pensieri, è il punto di partenza per effettuare le regressioni, per riconoscere le vite precedenti. È molto importante quindi imparare a controllare i propri pensieri.